Salve a tutti e benvenuti in On Fede Calitalia News, questo programma web che vi racconta e vi fa conoscere tutte le aziende convenzionate e si trovano in Fede Calitalia per promuovere i loro prodotti. Oggi sono in compagnia di una grande donna che ha un'azienda bellissima, l'azienda agricola Dottor Simone, che produce un ottimo olio extravergine di olive, si trova a Bisceglie e non vedo l'ora di farvela vedere. Lei si chiama Donatella Antiora. Grazie Fortuna, ben trovata, come al solito è sempre un piacere vederti, grazie tante. E dunque, Fortuna, vi ridò il benvenuto nell'azienda per la quale lavoro, che si chiama appunto, come hai detto tu, Azienda Agricola Dottor Simone, e siamo olivicoltori ormai da 150 anni, dal 1898 esattamente. Cosa produciamo? Uno spettacolare olio extravergine d'oliva, biologico, da oliva curatina al 100%. Che sarà mai questa oliva? È un'oliva spettacolare perché è ricchissima di polifenoli, che sono antiossidanti naturali che rallentano l'invecchiamento. Quindi tutti bisogna bere olio extravergine d'oliva da oliva curatina al 100% perché rallenta il nostro invecchiamento. E purtroppo ci sta in qualsiasi parte. Allora, qualsiasi parte. Sono giovane, io ogni giorno ci metto la maschera di olio extravergine d'oliva. C'è un'ottima ricetta per una crema idratante. Due terzi di acqua e un terzo di olio, la agiti, fai un'emulsione spettacolare e la stendi sul corpo. È una cosa meravigliosa. Ci troviamo qui adesso, oggi è il 16 novembre, un momento molto particolare perché è il momento della molitura delle olive, quindi dell'olio nuovo, dell'olio novello, come si dice. È un olio spettacolare perché in questo momento, Fortuna, devi sapere che ha il maggior contenuto di polifenoli, che sono antiossidanti naturali appunto che rallentano l'invecchiamento, quindi abbiamo il massimo contenuto di questa sostanza benefica, cioè, questo sentore meraviglioso di un lieve piccante e un lieve amaro. E proprio da queste due connotazioni estremamente positive si capisce che l'olio è buono, cioè che ha i polifenoli dentro. Se non abbiamo un olio con queste due caratteristiche, cioè il piccante e l'amaro, l'olio non ha polifenoli. Allora, io sono qui oggi con te perché voglio far vedere a tutte le persone che ci seguono da casa proprio da dove nasce l'olio e come poi arriva sulle nostre tavole. Sì, adesso vado di là in frantoio e vi illustro tutte le fasi di lavorazione e di produzione dell'olio, che è un disciplinare molto particolare. Noi facciamo oliva curatina 100% estratta a freddo. Ok, allora io ti seguo, noi ti seguiamo, vai di là e ci puoi vedere tutto il processo, va bene? Aspetta, seguitemi in frantoio, seguitemi. Ciao Fortuna, eccomi qua, da quest'altro, sono passata dall'altro lato dell'azienda dove voglio mostrarvi il nostro frantoio. Innanzitutto siamo in questa sala qui ottocentesca meravigliosa, in questo palazzo del 1898. Ed ecco qui magicamente vi porto attraverso questa mia bella passeggiata nel nostro frantoio. Eccoci qui, questo è il cuore pulsante dell'azienda. Qui viene realizzato quello che noi vendiamo, il nostro olio extravergine d'oliva estratto a freddo. Qui, in questo vascone, vengono molite le olive, cioè schiacciate le olive. Le olive ridotte in questo impasto poi passano attraverso le gramole, dove vengono nuovamente impastate per una ventina di minuti. Qui avviene l'estrazione a freddo tra i 25 e i 27 gradi. Dopodiché questa pasta passa nella centrifuga per essere centrifugata e quindi far venire fuori l'olio. Qui abbiamo il separatore a tre fasi dove abbiamo l'acqua di vegetazione, il nocciolino e finalmente l'olio. Adesso vi porto al separatore. Questa innanzitutto è la console, quindi qua viene deciso tutto quanto, la temperatura e i momenti della macina. Ed ecco il separatore. Qui praticamente viene prodotto l'olio. Ecco l'olio che esce dal rubinetto, come si dice. Ecco. Raccogliamo. Non c'è paragone. Olio Simone, non c'è paragone, come mi dicono. Eccolo qui, il nostro bicchiere di salute. Polifenoli a go-go. Qui dentro ci sono omega 3, omega 6 e polifenoli a più non posso.
e vi faccio salutare la persona che si occupa del frantoio. Gino, eccolo qua. Lui è quello che comanda in frantoio. E con questo bel bicchierino di salute, Fortuna, termino il mio viaggio qui nel nostro frantoio. Ed eccoci qui di nuovo, mamma mia, Donatella, è stato meraviglioso questo viaggio all'interno del tuo frantoio, veramente è stato come se fossi lì, vicino a voi, insomma, bravi, complimenti. Grazie, grazie, è un processo spettacolare e Fortuna ti sei persa il profumo, perché il profumo che pervade l'intero frantoio in questa fase è una cosa spettacolare, considera che ci sono anche delle sostanze volatili che si sprigionano, quindi tu vedi come si fosse una lieve nebbiolina, infatti gli occhiali si appannano ed è tutte le, sono tutte queste sostanze volatili che vengono fuori dalla frantumazione delle olive, quindi è un profumo che pervade l'intero territorio, è una cosa spettacolare, spettacolare. Viva la natura, guarda! Che fa proprio bene agli occhi, al cuore, alla testa, alla pancia. Io ricordo che la tua azienda, il dottor Simone, si trova a Bisceglie. Dimmi esattamente dove, con esattezza. Noi siamo a Bisceglie, via Sant'Andrea numero 45, e siamo a 30 km da Bari, e vi faccio una carrellata alle mie spalle su tutti i nostri prodotti, questi orci spettacolari, queste bomboniere spettacolari, tutte fatte a mano, se potete ben vedere, che sono una cosa meravigliosa, anche un bellissimo regalo per Natale, una cosa spettacolare, regaliamo praticamente la Puglia al 100%. Possiamo a venire da te in questo periodo, tu che fai? Noi spediamo ovunque, in Italia, all'estero, ovunque voi siate. Donatella, e vi rispondo sia al telefono, sia alla mail, sia dal sito. Quindi praticamente ovunque. Sperare Fortuna, che siamo ovviamente convenzionati con voi, quindi tutti i vostri associati godranno di una bellissima, bellissima scontistica da loro dedicata. Quindi questo olio meraviglioso costerà ancora meno a loro. Quindi... Lo so perché me lo stanno dicendo, so che alcuni già hanno acquistato e mi fanno sempre i complimenti. Quindi io ti ringrazio e mi fai fare una bella figura con i miei iscritti. Grazie, Donatella, grazie mille, un saluto e un abbraccio forte a tutti voi, in bocca al lupo, teniamo duro e andrà sempre alla grande. Ever, e ci vediamo presto più forti che mai. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.